Raffaele e io non abbiamo ucciso Meredith, ma tutto questo non assolve lo Stato per avermi processato per 8 lunghi anni, con poche o nessuna prova, una teoria assurda e il vero assassino già dietro le sbarre. Io ero innocente, ma il resto del mondo hanno deciso che ero colpevole. So che molte persone pensano che io sia una cattiva e il fatto che io continuo, nonostante la pronuncia della Cassazione, ad essere ritenuta responsabile in questo modo per il dolore dei carcere e per la reputazione di Perugia, dimostra quanto possono essere potenti le narrazioni false. Il 1 novembre 2007 un ladro di nome Rudy Gede è entrato nel mio appartamento e ha violentato e ucciso la mia coinquilina Meredith. Il suo DNA è stato rilevato sul corpo in tutta la scena del crimine e alla fine è stato catturato, processato e condannato. Eppure il pubblico ministero, i media e il pubblico hanno invece concentrato la loro attenzione su di me. Prima che le prove scientifiche fossero tornate dal laboratorio e mentre Gede fuggiva, hanno deciso di mettermi sotto attenzione. Questa decisione non era basata su prove fisiche. Non era basata su nient'altro che un'intuizione investigativa. Io ho cercato di immaginare che quello che dicevano fosse vero. Poteva averlo rimosso. Ero a 3.000 miglia da casa, da sola, spaventata e di fronte a figure autoritarie il doppio della mia età. I media hanno pompato il gas, così da inserirmi pienamente nella loro teoria di un'orgia finita male. I giornalisti mi hanno rimbattizzato Foxy Noxy. Sul palcoscenico mondiale io non ero un'imputata, innocente fino a prova contraria. Ero una furba, psicopatica, sporca e drogata puttana, colpevole fino a prova contraria. Questa immagine fornita dai media, sensazionale e diffamatoria, è entrata anche in aula, creando un circolo vizioso. L'inchiesta è stata contaminata. La giuria è stata corrotta. Era impossibile per me avere un processo giusto. Io non me ne sono resa conto allora. Io avevo fiducia che la mia innocenza mi avrebbe rivendicata. Avevo zero motivazioni per uccidere la mia amica. Ho sentito il giudice pronunciare colpevole e il verdetto mi è caduto addosso come un peso schiacciante. La mia innocenza non mi ha salvata e alla gente piaceva questa storia, la sporca, psicopatica mangiatrice di uomini, Foxy Noxy. La prigione ti disumanizza e se avessi lasciato che la prigione prendesse il sopravvento su di me, penso che sarei emersa come un cane rabbioso, preso a calci troppe volte. E probabilmente sarei finita così, se non fosse stato per un uomo, il cappellano della prigione. Non mi basta che alla fine la mia vicenda si sia conclusa bene. Ho dovuto sostenere molti costi per gli errori degli altri, nella speranza che la prossima innocente sotto processo subisca molto meno di me. Ho meditato sul suicidio. Non so che sarò sempre legata alla tragedia della morte di mia amica. Di recente sto pensando molto al mio pubblico ministero, il dottor Giuliano Minini. Da molto tempo spero di avere un confronto con lui.
faccia a faccia. E spero che quando arriverà quel momento, anche lui potrà giungere a vedere che io non sono un mostro, ma sono semplicemente Amanda. Ho la stessa speranza, essendo qui con tutti voi oggi, che avendo il coraggio di stare di fronte a voi ed incontrarvi faccia a faccia, possiamo arrivare a una sorta di comprensione e riconciliazione. Sono grata alla mia famiglia e al mio fidanzato Christopher Robinson per l'amore che nutrono sempre ogni giorno in me. E sono grata ai Karcher per l'amore che hanno nutrito in Meredith, una ragazza brillante, la sua amicizia che ho condiviso per troppo poco tempo.